cadere una pioggia di rose. Chi accede al chiostro del vostro santuario, Padre Luca, sembra risentire, sembra che risuonino proprio le parole che furono di Santa Teresa del Bambin Gesù. Esattamente, qui abbiamo proprio la copia che riproduce il chiostro di Santa Teresa nel suo convento a Lisieux, con questo Cristo, una croce così su questi assi rotondi, e noi abbiamo aggiunto ovviamente la Santa che raccoglie il sangue che poi verrà trasformato in petali per essere una grazia che viene distribuita a tutti quanti la invocano, come avviene proprio nel nostro santuario. Continuiamo il nostro itinerario all'interno della chiesa. Vediamo sempre alle nostre spalle, alle spalle proprio dell'altare, due immagini che ci fanno riflettere: da una parte il transito e dall'altra invece la relazione con la sua di famiglia, col padre. Esattamente, siamo nell'abside e sulla parte sinistra, guardando, si vede il momento in cui, è il giorno in cui il padre ha accompagnato Santa Teresina, non era ancora santa ovviamente, Teresina, e c'è il momento dell'Eucaristia. In quella celebrazione eucaristica, Teresina è inginocchiata col padre a fianco, e sulla parte destra invece si vede il termine della vita santa di Santa Teresina, il transito con tutte le suore che pregano accanto a lei. La figura di Santa Teresina è molto presente nell'affresco che sovrasta i visitatori quando entrano all'interno della chiesa, e nella cappella laterale dove sono presenti proprio le figure dei genitori di Teresina. Qui siamo proprio nel cuore del santuario. Dicevamo, Santa Teresina è stata dichiarata santa nel 1925, i frati un po' alla volta in quegli anni hanno decorato tutta questa chiesa, negli anni 40 hanno dedicato questo altare laterale proprio alla venerazione di Santa Teresina del Bambino Gesù, proprio questa statua in cera che rappresenta la morte di Santa Teresa, e dove c'è proprio un velo originale di quando viveva lei, lo usava nel suo convento. C'è anche una piccola reliquia nascosta in questa teca, e qui proprio vengono e pellegrinano i fedeli. Molti ricordano di essere stati proprio guariti e ancora ritornano con le generazioni più piccole, i bambini, quindi qui c'è una vita che trionfa diciamo sotto il manto di Teresina. Abbiamo cominciato questa nostra visita con una frase di Teresina: farò scendere una pioggia di rose. Vogliamo terminarla con un'altra frase, proprio la frase che accoglie i fedeli e i pellegrini che accedono alla cappella. Che cosa significa questa frase? Voglio passare il mio cielo a fare del bene sulla terra. Significa, quando Teresa è defunta, è andata in cielo, non ha pensato assolutamente di riposarsi, ma di essere continuamente attiva e ricevere tutte le preghiere dei fedeli che la invocheranno, e quindi far scendere dal cielo questa grazia prorompente di rose come grazie. E noi ne abbiamo la testimonianza proprio qui in questo santuario. Accogliamo sempre moltissime persone che hanno proprio questo ringraziamento da offrire a Teresa in questo altare dedicato a lei. Grazie, Padre Luca. Prego.